visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. Sette anni dopo quel palasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale. Una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jacek Cioda e al suo amico Lech Wałęsa. Eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. L'unico folclorista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. Vladimir Yashchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava. Dilettante.